Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori spazzaneve. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotto, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Husqvarna ST121E. Lo spazzaneve Husqvarna che offriamo è a due fasi e per uso periodico. La macchina, portatile e anche molto facile da guidare, non teme nemmeno neve particolarmente piccola grazie al sistema che la schiaccia prima di convogliarla nella taglierina resistente e poi espulsa dall'albero del fumo. Ha un avviamento elettrico, quindi non ci sono problemi anche a numerosi gradi sotto zero, basta collegare la spina a una presa e avviare il motore. Al numero 4, abbiamo Alpina spazzaneve elettrico. Questo spazzaneve è adatto a situazioni non estreme. Ha un motore elettrico da 1800 W, la potenza è assolutamente ok. È abbastanza leggero, facile da affrontare e dà anche il meglio di noi sulle superfici dell'impianto dove crediamo che faccia un ottimo lavoro. Molto meno soddisfacente quando la neve deve essere spazzata via dall'erba o dal terreno irregolare. Il flusso di neve varia da 1 a 6 metri. Al terzo posto, abbiamo la Honda spazzaneve. Quando la neve cade incessantemente per giorni, è necessario un soffiatore di neve davvero potente. Insomma, uno come la Honda HS622 non è altro che inarrestabile. Credici, include un motore con una variazione di 163 cm3. La trasmissione è meccanica con due attrezzature ed più retromarcia. Si trova su due ruote e ha una larghezza funzionante di 55 cm. Inizialmente si può supporre che lo spazzaneve sia pesante. Al numero 2, abbiamo il LKO spazzaneve. Ci assicuriamo che il spazzaneve elettrico Alco ti sorprenderà sicuramente e sicuramente non ti farà dispiacere per aver acquistato questo modello piuttosto che uno con un motore a benzina. Nonostante l'alimentazione, la sua potenza è sostanziale, ovviamente dovrai sicuramente ottenere un cavo di estensione ma alla fine è un po' aggravante. È leggero e facile da curare, un minimo di aree pianeggiante mentre in salita ci vuole un po' di iniziativa in più come si può convenientemente pensare. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Cofit 110 cm 120 cm pala. In molti casi, uno spazzaneve può essere estremo o meno, ma forse altrettanto costoso. Tuttavia, la neve che ostacola il percorso deve essere liberata. In questa situazione, il rastrello da neve Cofit è estremamente utile. Un dispositivo flessibile in quanto può essere utilizzato anche in giardino o possibilmente per rimuovere fango, ghiaia, eccetera. È molto pratico. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.